Soave giornata a tutti voi. Oggi siamo inondati e rapiti piacevolmente da una deliziosa, profonda e suggestiva lirica di Jalal al-Din Rumi, teologo musulmano sunnita e poeta mistico persiano, considerato uno dei massimi autori della letteratura mistica persiana, vissuto tra il 1907 e il 1273. Le opere principali di Rumi sono due: uno il Diwan o Canzonieri, odi immensi e splendide, l'altro è un poema esteso in rime baciate, in 26.000 versi doppi. La sua ispirazione lirica e il suo afflato poetico attingono lussureggiante bellezza ancestrale palpitante dalla saggezza e sapienza orientale, che sprigiona visioni ammaglianti e seducenti di incantato ed incantevole miraggio fascinoso. In questa stupenda lirica, che inneggia alla bellezza sublime, sconvolgente ed invincibile dell'amore puro, autentico ed eterno, l'amore è volare in un cielo segreto, assoluto, nella caduta lieve di 100 veli. È abbandonarsi alla soave dolcezza e alla sensuale brezza di un bacio, innalzarsi nel cielo. Camminare con lo sguardo colmo di passione, che si specchia nella profondità dell'infinita aurora della vita, in un'estasi di respiri senza fine. Poesia travolgente, dirompente, pervasa da un'alchimia fremente e vibrante, sensazioni di fluttuante grazia luminosa. Anche noi crediamo completamente all'esistenza e all'incanto dell'amore rivelato dal destino e dal fato che con sorprendente sintonia di mente, anima e cuore e sensi si congiungerà perpetuamente. Questo è amore di Jalal al-Din Rumi. Questo è amore, volare verso un cielo segreto, far cadere 100 veli in ogni momento, prima lasciarsi andare alla vita nella soavità delle labbra, infine compiere un passo senza usare i piedi nell'immensità e nella passione di uno sguardo eterno. Vi ringrazio del vostro tenero ascolto.